Va bene ragazzi, nuovo match, sempre modalità Bazookarp. Questa volta giochiamo nel cantiere pinne nere. Siamo blu contro verdi. Un cecchino per parte. Ho deciso di prendere anch'io il cecchino perché sapevo che dall'altra parte Ice Cube avrebbe scelto sicuramente il cecchino. Magari non sono bravo come lui, però proverò a tenere alla larga la squadra arancione. E infatti mi hanno subito caricato. Davi esulta, però deve considerare che non lo stavo neanche guardando, visto che mi stavo occupando di tenere alla larga la squadra. Guardalo, guardalo, guardalo come mi insegue. Vabbè, mi ha preso. Ok, se sono riusciti a prendere magari il cecchino verde. No. Ehi là, chi è che mi ha preso? Ice Cube, che ha deciso di puntarmi, visto che ha visto che ho preso il cecchino. Oh, è stato abbattuto, approfittiamone. Dai, che tanto adesso scende. Oh, ho preso Charizard, ho preso Charizard. E adesso provo a rompergli le scatole così. Ok, effetto terminato. Chi è che arriva là? No, no, di nuovo. Bazookarp verde. Bazookarp verde. Non lo piglio mai. Non lo piglio mai. No, non ho armi. Non ho armi che mi permettono di colpire gli avversari da vicino. No, la vedo veramente grigia. C'è Ice Cube che è indietreggiato. Ma non ci arrivo fino là. Mi serve un cecchino con una maggiore portata. Guarda Ice Cube. No, l'ho mancato. Via, 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 via. Ah, lo vedo lì dietro, però non riesco a pigliarlo. Guardalo come fa avanti e indietro. È quasi una specie di duello. Ah, l'ho mancato di poco. Via, 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 via. No, purtroppo faccio molta fatica. Direi che... No. Siamo riusciti a tenerli indietro. Si muovono troppo, si muovono troppo. Però Davide è riuscito a farne fuori due. Ah, peccato. Li ho colpiti ma non sono riuscito ad abbatterli. Beh, però magari ho dato una mano ai miei. Eccolo di nuovo. Ah, ma riesce a seguirmi perché mi vede. No, no, no. Sono troppo vicino. Sono troppo vicino. Ero troppo vicino. Allora, 43 secondi alla fine. Ah. Non penso che abbiano deciso di... no, però ce n'è uno là sopra. Ok, l'han preso.
Ok, ha battuto. Non penso che abbiano deciso di mollare, eh. Non penso proprio. Prendetelo. No, mi stanno caricando. Ok, partita terminata. Niente, purtroppo non sono riuscito a prendere nessuno. Forse soltanto una volta Charizard. I verdi vincono, però non hanno depositato il Bazookarp sulla torre. Quindi almeno siamo stati bravi a difendere la nostra zona. Ah no, chiudo con 5 kill però. Va bene ragazzi, nuovo match. Torniamo a bordo della Manta Maria. Ok, altra mischia mollusca. Siamo di nuovo... No, questa volta siamo viola contro gli arancioni. E si parte, naturalmente squadre mischiate. Non ho capito come ho fatto a fare 5 kill prima. Uno sono sicuro di averlo preso. Forse due, ma gli altri tre non capisco da dove saltino fuori. Allora, attenzione che dall'altra parte c'è Ice Cube. Oh, ne ho inquadrati tre. Vediamo se riesco a farli schiodare. Però sapete cosa? Dobbiamo colorare prima qua dietro. Perché se non coloriamo qua dietro... Non sblocchiamo le armi speciali che ci permettono di procedere. E agli arancioni basta colorare una volta sola per passare. Tanto pozze viola non ce n'è. Quindi sono sicuri che... Attenzione che arrivano. Che non essendoci pozze viola non c'è nessuno nascosto in mezzo. Allora, vai Christian. Allora, sto cercando di dargli fastidio, sapete perché? Perché se gli diamo fastidio, loro devono allontanarsi per forza. Non vado troppo vicino, così Ice Cube non ha la possibilità di mirarmi. E continuando a caricare il lanciarazzi, anche se loro adesso hanno usato la pioggia, ho la possibilità di farlo muovere e magari indietreggiare. Sembra un giochino così, ma alla fin fine è più strategico quasi quasi di COD. È quasi quasi più strategico di COD. Attenzione. Volevo salvare il mio compagno di squadra. Altri razzi che arrivano. Via, 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 via. Attenzione che pelo. L'ultimo mi ha sfiorato. Ok, proviamo così. Ah, quella lì non l'avevo mica vista di bomba. Dai, dai, dai ragazzi, non mollate, non mollate. Alla fin fine l'importante non è killare gli avversari, ma colorare. Se coloriamo, siamo a cavallo. Guarda, guarda qua, mi hanno accerchiato. Uno ha colorato attorno a me, Don Thomas, e poi l'altro che non ho visto chi è, che ha rullo, mi ha dato il colpo di grazia. No, stanno guadagnando terreno. Stanno guadagnando terreno. Dai, fateli indietreggiare. Fateli indietreggiare. Caspita, Don Thomas mi ha preso due volte negli ultimi 30 secondi. Non lo so, forse siamo crollati proprio alla fine. E invece no, 44-43, incredibile. Pensavo l'avessimo persa. Invece siamo riusciti a portarla a casa. Bravi ragazzi. Non ho killato nessuno, ma non importa. Va bene ragazzi, dobbiamo rigiocare il match che stavamo giocando prima, perché siamo crashati tutti. Modalità zona splat, centro polpi sportivo. Dicevo, ho ripreso lo sparasole perché sinceramente come arma mi sta piacendo abbastanza. Devo soltanto ancora un attimo capire come si utilizza. Allora, aspettate, invece di buttarci subito in mezzo, però, direi di colorare di qua e poi così. Ehi là, che mira.
Ok, ora ho splattato sia Davi sia Davide. Mi ha preso qualcuno? Sì, c'era un rullo lì sotto. Ma non è possibile però. Allora, teniamoli a distanza. Bravo Omar. Faccio che chiamarti Omar perché così facciamo prima. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Hanno buttato anche loro la pioggia. Dobbiamo un attimo indietreggiare. Ho preso Vale Pro e ho lanciato la pioggia. Ok, non ho fatto in tempo a buttare l'ombrello. Ho preso Giampi e Davide. Ammazza, con sta pioggia sto facendo un macello. Aspettate che faccio un super salto. Ti prego non morire. Non morire. Omar è stato splattato. Dai. Ok, ombrellino. Pioggia. Davide mi ha preso. Beh, lui sta anche utilizzando lo splasher comunque. C'era solo Steve che resiste. Provo a raggiungerlo, ma mi sa che sono destinato a fare una brutta fine. In due! In due! Mamma mia! Dai, blocchiamogli sta zona splat, dai! No, vanno in vantaggio, vanno in vantaggio. Eccoli lì, di nuovo in vantaggio. E naturalmente li abbiamo bloccati un secondo dopo. Fantastico. No, perché si nascondono nell'inchiostro purtroppo. E avevo purtroppo anche la pioggia a disposizione. Allora, facciamo che ricaricarla. Dai, facciamo un po' di casino. Ho preso... Là! Vai di ombrello. Grande il mio ombrello. No, devo ricaricare per forza. Ok, si è staccato. Ah, però è finito sotto, è finito sotto. Non ci voleva. Quella robobomba è micidiale. Quella robobomba è veramente micidiale. Sì, beh, ma sto caspita di... Oh, là, è crashato uno dei verdi. È crashato uno dei verdi, l'ho visto. Ho preso anche Giampi. Però attenzione che è crashato uno dei verdi, No, non conviene fare il super salto. Ragazzi, dobbiamo approfittarne. Ok, timer fermato. Ehi là, ho preso Davi. E poi, vabbè, Davide mi ha abbattuto. Però non ha avuto il tempo per festeggiare. Cosa siamo rimasti? 3 contro 3? Perché io ne vedo 3 anche dalla nostra parte. E mi sa che siamo rimasti 3 contro 3. Se non è crashato qualcun altro di là. Ok, fontanella. Giampi è stato abbattuto. Attenzione alla pioggia verde. Dai che siamo in vantaggio. Dai che la portiamo a casa. Comunque sì, siamo pari, Siamo rimasti 3 contro 3. Quindi è crashato un giocatore per parte. Bella vittoria, ragazzi. Però i verdi ci hanno fatto sudare. C'è stato un momento in cui potevano ribaltare il match e portarlo a casa. Probabilmente quando è crashato il nostro. 12 kill, signori. 12 kill. Ok, ragazzi, nuovo match. Rione, Storione, altra mischia mollusca. Ok, partiamo. Velocissimi, viola contro verde lime. Questa volta ho preso il rullo in carbonio. Perché ho a disposizione la robobomba e la pioggia. Ok, diamo una colorata qua prima che arrivino a romperci le scatole. Ok, proverei anche a salire qua. Naturalmente via. Però grazie perché così mi avete dato altro terreno da colorare. Ok, e andiamo di... No, forse non l'ho lanciata benissimo.
potevo lanciarla meglio. Qui la macchina la coloriamo o no? Perfetto. Là. Guarda qua. Hanno anche loro la pioggia, attenzione quindi, che potrebbero usarla in qualunque momento. Ok, grazie per l'armatura. Di nuovo pioggia. Ce n'è uno là dietro, l'ho visto. Ce n'è uno là dietro. Eccolo. C'era Omar Kai. No, ho finito l'inchiostro. Ok, prima che ritornino alla carica. Mi hanno dato l'armatura di inchiostro, ottimo. Però dicevo, prima che ritornino alla carica, tiriamo via questo. Buttalo qua, questo verde lime. C'era forse GG6. Vai che tagliamo in due la mappa. Come stanno facendo anche loro dalla nostra parte. Però almeno io creo una striscia di colore più grossa. Ah, ne avevo uno dietro, non l'avevo visto. Non l'avevo visto questa volta. No, non lasciamoli passare lì. Dai che stiamo giocando bene, non possiamo perdere, eh. Non possiamo perdere, ragazzi. Non possiamo perdere. Via questo verde lime, via, 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 via. Qui c'è la striscia che ho tirato prima io. No, non mi avvicino. Ah, mi ha tenuto a distanza, mi ha tenuto a distanza. Non dobbiamo mollare, eh. Non dobbiamo assolutamente mollare. Ah, questo caspita di pennello. No, siamo crollati negli ultimi secondi. Ok, partita terminata, siamo crollati alla fine. Pazzesco, veramente pazzesco. Potevamo vincere, eh. Potevamo tranquillamente vincerla questa partita. 52-33. È andata così. Non perdiamo neanche di tanto, pensavo peggio. Va bene ragazzi, ultimo match di oggi. Mappa Tintodromo Monte Carpa. Giochiamo di nuovo nella modalità mischie mollusche. Aia, ho visto un cecchino dall'altra parte. Ho preso l'aerografo questa volta, perché voglio provare a vincerlo questo match. Abbiamo come arma speciale le bombe curling. Ok, gliele lancio là davanti. Che casino. Che casino. Mi sono splattato con Davide. Non ho preso nessuno con quelle bombe curling, però ho creato un gran bel casino. Guarda qua i blu come sono venuti a colorarci sotto casa nostra. Ok, allora tiriamo via tutto questo blu laterale, perché voglio evitare che ci prendano sui lati. Questa cos'è? Pioggia? Sì, è pioggia. Riuscirò a salire lì in mezzo? Sì. Ok, il vantaggio di questa mappa è che le bombe curling scendono magari più velocemente. Attenzione al cecchino. E là, tutte ste bombe. Attenzione al cecchino. Via. Sì, il lanciarazzi diciamo che si può evitare abbastanza facilmente, però è utile come arma perché si può utilizzare contro i cecchini che giocano magari tanto fermi. E basta. Oh, c'era Davide lì sopra, non riuscivo a passare.
Non ho visto che arma ha preso, eh. Comunque sicuramente un'arma con una buona portata. Eccolo che arriva. No, sono stati splattati in due. Mamma mia. Attenzione. Attenzione ragazzi, attenzione. Dai, 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 che voglio vincerla sta partita. Dai, che voglio vincerla. Buttiamo bombe curling ovunque. Anche una PC bomba lì. Allora, aspettate che il cecchino è avanzato. Preso. Ho preso il cecchino Omar alla fine. Direi rosa. Direi tranquillamente rosa. 55-34, bella vittoria. Vediamo se non è crashato magari qualcuno dall'altra parte, ma mi pare di no. È crashato Gigi06, quindi eravamo 4 contro 3. Va bene ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Gran belle partite. Come sempre alcune le abbiamo vinte, altre le abbiamo perse. Comunque l'importante è essersi divertiti. Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Splatoon 2. Alla prossima ragazzi!